Buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio tutti i presenti per l'interesse che mostrano a partecipare quest'oggi. Vorrei innanzitutto ringraziare il Presidente Fico, che non solo è presente ma ci ha anche ospitato, come peraltro ha fatto precedentemente, e anche di quello siamo grati, in questa sala così bella. Ringrazio il Presidente della Repubblica, al quale ieri assieme ai colleghi abbiamo consegnato copia della relazione e che ci ha ricevuto con calore e interesse. Devo scusare l'assenza del collega Francesco Posteraro, che ha un problema di salute e che non è potuto essere presente quest'oggi. Io cercherò in un tempo che prometto sarà limitato di trattare l'argomento degli ultimi 7 anni invece che concentrarmi solo sull'ultimo anno. Quindi parlerò del settennato che volge al termine, che è stato caratterizzato da un processo di crescente integrazione regolamentare e istituzionale a livello di Unione Europea. Al passo con tale processo, la dimensione internazionale dell'autorità si è progressivamente meglio definita, uscendone arricchita e rafforzata in termini di esperienza, know-how e competenze. In funzione dell'armonizzazione regolatoria e del conseguimento dell'obiettivo del mercato unico europeo, abbiamo assistito al consolidarsi di un nuovo modello di governance settoriale, un modello fondato certamente su un incisivo potere di indirizzo della Commissione, ma parallelamente su una confermata e rafforzata centralità della cooperazione regolamentare orizzontale tra le autorità nazionali attraverso il BERE. Il processo di armonizzazione si è articolato ed è cresciuto attorno ad alcune importanti riforme, prima fra tutte la più recente, quella che ha portato all'adozione del Codice europeo per le comunicazioni elettroniche, che gli Stati membri dovranno trasporre negli ordinamenti nazionali entro il 2020. Ma c'è stato anche molto altro, ad esempio il regolamento Digital Single Market, al cui nome si legano i temi della neutralità, della rete e del roaming. In questi 7 anni la presenza e l'autorevolezza di AGCOM nel circuito dei regolatori europei si sono ulteriormente consolidate. A riprova di ciò, non solo le numerose attività di coordinamento svolte in seno ai più svariati gruppi di lavoro, la presidenza dell'ERGPOST e la vicepresidenza del BEREC, ma anche l'aver vantato alcune significative primazie e best practices divenute punto di riferimento nel contesto digitale, quale ad esempio l'adozione da parte di ERGA, la piattaforma dei regolatori audiovisivi europei, del documento sulla disinformazione online elaborato da AGCOM. La preziosa attività di regolamentazione che ha condotto all'assegnazione, primi in Europa, di tutte le 3 bande pioniere del 5G. L'originalità e l'unicità del nostro progetto Broadband Map. Il lavoro di capofila compiuto sul tema machine to machine. L'esperienza unica nel suo genere, maturata attorno al tavolo per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali. Per concludere su questo punto, credo che l'esperienza maturata tra Bruxelles e Strasburgo abbia fornito molte utili indicazioni circa la strada che si dovrà intraprendere nei prossimi anni per tener vivo e consolidare lo spirito europeo e per affermare in concreto la centralità dei cittadini e dei loro diritti nel contesto di rafforzamento dell'Unione e della sua missione.
senza trascurare l'importanza della dimensione legislativa e regolamentare nazionale nel garantire che i benefici dell'economia digitale ricadano su consumatori e imprese nel mercato italiano. Quella che volge al termine è la consigliatura in cui l'autorità, nella sua nuova veste di regolatore indipendente del settore postale, ha guidato la transizione verso la completa liberalizzazione del mercato e la sua progressiva apertura alla concorrenza. Abbiamo preso le mosse dai principi indicati dal legislatore comunitario e nazionale, a partire da quella direttiva del 1997, che pur nella sua versione aggiornata nel 2008, non tiene ancora conto degli effetti della svolta digitale, che nell'ultimo decennio ha interessato praticamente tutti i settori dell'economia e della società, rendendo più complessa, ma anche più innovativa, la nostra azione regolamentare. Ci siamo misurati, da un lato, con l'inarrestabile calo dei volumi di corrispondenza tradizionale, 29% in meno tra il 2013 e il 2018, via via sostituiti da forme di comunicazione su rete. Dall'altro, col significativo aumento dei volumi di pacchi, per effetto della crescita dell'e-commerce, 56% in più nello stesso periodo. Nonché, infine, con l'affermazione definitiva delle piattaforme di vendita di beni online. In questi 7 anni, un primo ambito di interventi ha riguardato il servizio universale, affidato a Poste Italiane fino al 30 aprile 2026. Una particolare attenzione, sia in chiave regolamentare, sia in termini di vigilanza e monitoraggio, ha riguardato le misure di razionalizzazione introdotte da Poste Italiane sulla propria rete. In tal senso, pur consapevoli delle esigenze di contenimento del relativo onere, sia le operazioni di chiusura degli uffici, sia la rimodulazione degli orari in molte aree del Paese sono state ricondotte entro una cornice di garanzie a tutela degli utenti che abitano nelle zone remote o disagiate, secondo obiettivi di integrazione e coesione sociale. Infine, all'indomani della legge di stabilità del 2015, abbiamo guidato il processo di attuazione del modello di recapito a giorni alterni, assicurando una compiuta informazione a favore di utenti e comuni e monitorandone gli sviluppi. In un mercato destinato ad aprirsi progressivamente alla concorrenza, un secondo intervento regolamentare ha coinvolto tutti gli operatori postali, inclusi Corriere Espresso, al fine di garantire un livello adeguato di tutela degli utenti sotto il profilo della qualità dei servizi offerti. Al riguardo, nel 2014, ispirati dalla positiva esperienza già maturata nel settore delle comunicazioni elettroniche, abbiamo definito i contenuti informativi delle carte dei servizi in materia di trasparenza delle condizioni economiche dell'offerta, segnalazioni e reclami. L'anno seguente abbiamo aggiornato la disciplina dei titoli abilitativi necessari per operare nel settore postale, imponendo alcuni significativi obblighi, come quelli in materia di qualità del servizio e rispetto delle condizioni di lavoro. La correttezza del nostro orientamento, inteso a ricondurre i servizi di Corriere Espresso nel novero dei servizi postali, ha sostanzialmente attribuito ad Agcom un ruolo di leadership a livello europeo. Peraltro, trovando di recente l'autorevole riconoscimento della Corte di Giustizia e l'avallo del giudice nazionale. Inoltre, l'imposizione di un livello minimo di garanzie per gli utenti di tutti i servizi postali, inclusi quelli di Corriere Espresso, si è rivelata particolarmente lungimirante, atteso che il regolamento dell'Unione Europea sulla consegna dei pacchi, adottato nel 2018, ha disposto il contenimento dei prezzi e una serie di obblighi di trasparenza, nell'ottica di far crescere la fiducia dei consumatori nell'e-commerce.
Ad un terzo ambito appartengono le attività di regolamentazione dei rapporti tra incumbent e le altre imprese operanti nel mercato postale. Ricordo brevemente che nel 2017 abbiamo riesaminato, alla luce dell'evoluzione del mercato, le modalità di accesso alla rete degli incumbent, già disciplinate nel 2013. Più di recente abbiamo definito la metodologia da utilizzare per il test di replicabilità delle offerte di Poste Italiane quanto ai servizi di recapito di invii multipli rivolti ai grandi clienti. E infine, tra i primi in Europa, abbiamo disciplinato le condizioni di restituzione degli invii di operatori terzi rinvenuti nella rete di Poste. Nell'ottica di completare il processo di liberalizzazione abbiamo disciplinato la fornitura dei servizi di notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, ultimi rimasti nell'area di riserva dell'ex monopolista. Quest'anno, con il rilascio delle prime licenze speciali da parte del MISE, avvenuto sulla base di quanto previsto dal nostro regolamento, possono considerarsi concluse le attività finalizzate alla creazione di un mercato effettivamente concorrenziale. Venendo all'ultimo anno di attività, abbiamo esteso il nostro raggio di azione ad alcune società del gruppo Amazon, operanti in Italia e che hanno regolarizzato la loro posizione dopo essere state sanzionate per aver esercitato l'attività postale senza il prescritto titolo abilitativo. Nello stesso periodo l'autorità ha avviato un'analisi sul mercato dei servizi di consegna dei pacchi con l'obiettivo di esaminare la sua evoluzione in ragione degli importanti sviluppi legati al commercio elettronico e al ruolo esercitato delle piattaforme online. I risultati della menzionata analisi potranno giustificare l'adozione di eventuali successivi interventi regolamentari. Del futuro della regolamentazione postale si sta discutendo in questo momento anche a livello europeo. A riguardo, il gruppo dei regolatori europei, l'IRPG, con il fondamentale contributo dell'autorità, ha suggerito alla Commissione l'opportunità di una completa riscrittura delle regole del settore. I 7 anni trascorsi hanno visto un incremento della competizione infrastrutturale e un progressivo sviluppo delle reti di accesso di nuova generazione. Un contributo fondamentale ai menzionati sviluppi competitivi è stato fornito dall'azione regolatoria dell'autorità. Per gli anni 2012-2013 abbiamo fissato i prezzi all'ingrosso di accesso alla rete di Telecom Italia sulla base di modelli di costo efficienti, riconoscendo il corretto ritorno sugli investimenti mediante l'equazione che definisce l'appropriato costo del capitale, il WACC. Sin dai primi atti del mandato, l'autorità ha posto le basi per lo sviluppo di una competizione infrastrutturale. Ciò ha fatto del caso italiano una peculiarità nel panorama europeo, con la rete di accesso dell'operatore SMP che presenta, rispetto alle reti dei Paesi membri, la distanza media più corta tra la centrale o i cabinet e la borchia dell'utente. I ricordati principi regolamentari sono stati ripresi e consolidati nel terzo ciclo di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa concluso nel 2015. In tale ambito è stato fissato per il periodo 2014-2017 un sistema di prezzi wholesale di accesso alla rete in rame e fibra ottica di Telecom Italia basato su un criterio di massima efficienza grazie all'uso del modello di costo BU-LRIC. Al centro del nostro intervento abbiamo sempre posto lo sviluppo del mercato e la promozione della concorrenza. A tal fine la nostra attività ha condotto all'adozione di schemi di coinvestimento nella realizzazione di infrastrutture per cavi in fibra ottica, al perfezionamento delle garanzie di non discriminazione attraverso l'evoluzione del modello di separazione funzionale, cosiddetto nuovo modello di equivalence, quale strumento di verifica della parità di trattamento interno-esterno, all'incremento dell'efficienza della qualità di accesso, prevedendo la disaggregazione dei servizi accessori.
Gli interventi regolatori descritti sono stati approntati in una fase caratterizzata dall'intensificazione degli investimenti sulle nuove reti in fibra ottica e dall'incremento del numero di migrazioni verso servizi di accesso a banda ultralarga da parte dei consumatori finali. L'efficacia dell'azione regolamentare di vigilanza dell'autorità può essere descritta alla luce di alcuni semplici indicatori. La copertura con reti di nuova generazione è incentivata innanzitutto dalla evoluzione tecnologica nel mix di acquisto dei prodotti all'ingrosso dell'operatore SMP da parte degli operatori alternativi. La regolazione predisposta dall'autorità, infatti, ha contribuito significativamente al passaggio da accessi basati su rete in rame ad accessi in tutto o in parte basati su elementi ottici. Gli accessi per servizi in fibra ottica rappresentano oggi oltre il 30% del totale degli accessi sulla rete di Telecom Italia. I nuovi prodotti di accesso abilitano a loro volta connessioni più veloci per il consumatore finale e consentono un miglioramento della qualità del mercato retail. In pochi anni l'Italia è passata così dall'essere fanalino di coda in Europa nella copertura con reti NGA ad essere sopra la media. Il Digital Economy and Society Index, o DESI, del 2019, pubblicato dalla Commissione europea lo scorso giugno, ci ha visto risalire ben 7 posizioni rispetto alla classifica dell'anno precedente relativa al livello di connettività. Anche con riferimento alla banda larga veloce di nuova generazione, il nostro Paese si è visto certificare un ulteriore significativo incremento della copertura, che oramai raggiunge il 90% delle famiglie e supera dunque la media dell'Unione, pari all'83%. L'Italia presenta invece un ritardo nella penetrazione dei nuovi servizi a banda larga veloce, con una percentuale del 15% della popolazione rispetto al 35% dell'Unione. A fronte di ciò, il nuovo ciclo regolatorio si è concentrato sulla diffusione dei nuovi servizi e la valorizzazione degli investimenti. Vale la pena, tuttavia, ricordare che la copertura con reti ultraveloci si caratterizza per un rollout più lento, oggi del 24% rispetto alla media europea del 60%. D'altra parte, i risultati degli ingenti investimenti pubblici e privati verso l'effettiva disponibilità delle reti si potranno apprezzare appieno solo a partire dal prossimo anno. Questi sviluppi hanno fatto da sfondo alle regole predisposte per il quadriennio 2018-2021. Nell'analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa che contiamo di adottare a breve. L'analisi tiene conto del descritto andamento del mercato dei servizi di accesso alla rete fissa di Telecom Italia, nonché del progetto di separazione legale volontaria notificato da quest'ultima ai sensi dell'articolo 50 ter del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Con il lavoro appena concluso è stato delineato il nuovo quadro regolatorio con il fine, da un lato, di consolidare e migliorare i risultati raggiunti dalla concorrenza nel mercato dei servizi finali e, dall'altro, di agevolare il raggiungimento degli obiettivi della roadmap digitale europea, che ha come scopo lo sviluppo delle reti e l'uso effettivo dei nuovi servizi da parte di cittadini e imprese. Lo sviluppo di reti di nuova generazione è stato posto alla base anche dell'evoluzione relativa all'intervento dell'autorità dedicato alle controversie tra operatori. L'autorità ha svolto un ruolo di rilievo nella veste di organismo di risoluzione delle controversie tra gestori di infrastrutture fisiche e operatori di rete o tra questi ultimi e i proprietari di unità immobiliari. In tal modo ha posto in essere una regulation by litigation, con la quale sono state risolte problematiche che avrebbero altrimenti ostacolato sensibilmente le procedure di posa di infrastrutture di nuova generazione.
Per quanto riguarda la rete mobile, l'attività dell'autorità si è concentrata sulla fissazione di condizioni economiche tali da ridurre le tariffe all'ingrosso di terminazione, che hanno favorito in primo luogo l'ingresso nel mercato degli operatori mobili virtuali e anche in ragione di ciò la generalizzata riduzione delle tariffe al dettaglio. Concorrenza e innovazione poi sono state alla base delle scelte operate per l'assegnazione delle bande pioniere per lo sviluppo del 5G. In definitiva, in questi anni, l'intervento dell'autorità sia sulla rete fissa sia sulla rete mobile ha inteso garantire il corretto bilanciamento fra l'esigenza di sviluppare infrastrutture di nuova generazione e quella di mantenere un adeguato livello competitivo del mercato, che si traduce poi in benessere del consumatore. Non è stato agevole e forse lo sarà ancor meno nel prossimo futuro. È certamente una delle sfide più importanti che attendono l'autorità di domani. L'autorità ha responsabilità del governo di un bene pubblico strategico quale lo spettro frequenziale. Si tratta di una risorsa che anche con la disponibilità di standard trasmissivi e di compressione molto più efficienti resta scarsa per effetto della crescita esponenziale dell'offerta di servizi e contenuti per la TV, per la radio, per i terminali mobili e per i sistemi di sicurezza. Quindi una risorsa la cui contendibilità deve essere regolata con rigore, efficacia e massima trasparenza. Il principio comunitario nazionale dell'uso efficiente delle frequenze ha guidato in questi anni l'azione regolatoria di Agcom, la cui strategia emerge dalle regole che abbiamo dettato in occasione di ogni procedura di gara e di assegnazione di risorse frequenziali. Possiamo dire di aver costantemente ispirato la nostra policy di uso efficiente dello spettro a tre principi guida: l'assegnazione attraverso procedure di selezione competitive, trasparenti e semplici, in grado di premiare il mercato e al tempo stesso remunerare adeguatamente l'erario e dunque la collettività; la previsione di misure pro-competitive, quali riserve di banda ai nuovi entranti, cap alla quantità di spettro aggiudicabile a ciascun soggetto, packaging dei lotti in gara, obblighi di copertura, vincoli di accesso alla risorsa a beneficio di soggetti terzi; la pronta assegnazione agli operatori delle risorse di volta in volta disponibili. Nel complesso dei 7 anni, questo set di principi guida ha permesso allo Stato di introitare 9,5 miliardi di euro dalle procedure competitive regolate da Agcom, 6,5 dei quali derivanti dalla gara conclusa nel settembre scorso per l'assegnazione di tutte le bande pioniere per lo sviluppo del 5G, che ha costituito un caso di successo unico in Europa. Sulla pianificazione delle frequenze, sul governo dell'etere, sulle regole per le procedure di assegnazione delle risorse agli operatori, sulle faticose operazioni di refarming compiute allo scopo di tenere la gestione dello spettro all'altezza delle sfide tecnologiche e di mercato attuali, siamo convinti di aver compiuto un buon lavoro assieme al MISE e alla Fondazione Bordoni. La legge di bilancio 2018 e poi, anche all'esito di una nostra segnalazione al Governo, quella per il 19, hanno disciplinato il processo che entro il 22 porterà ad assegnare agli operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica a banda larga, senza fili, le frequenze in banda 700 MHz, storicamente utilizzate per le diffusioni televisive. Il rilascio di queste frequenze sta comportando un complesso riassetto del sistema radiotelevisivo su piattaforma digitale terrestre, alla cui soluzione l'autorità lavora da tempo. Abbiamo affrontato assieme al MISE una faticosa operazione di coordinamento internazionale intesa a superare numerosi problemi interferenziali che persistevano da moltissimi anni.
Abbiamo dovuto effettuare una pianificazione entro vincoli normativi molto stringenti. Possiamo dire oggi di essere in dirittura d'arrivo e di aver svolto la nostra parte per determinare le condizioni tecniche e di mercato, sia per garantire il futuro delle trasmissioni televisive in tecnica digitale, che per favorire il lancio dei servizi e dell'offerta di prodotti in mobilità in tecnologia 5G. La legge di bilancio 2019 ha finalmente creato le condizioni adeguate, da noi lungamente auspicate, per la completa digitalizzazione della rete radiofonica nazionale e locale. L'autorità, dopo una sequenza di delibere che parte nel 2012, sta rivedendo e aggiornando proprio in queste settimane il relativo regolamento. Presto e finalmente anche il digitale radiofonico smetterà di essere un progetto di lavoro per diventare un pezzo dell'agenda digitale italiana nella prospettiva dell'innovazione tecnologica del Paese. In definitiva, in materia di gestione dello spettro radioelettrico, possiamo dire di affidare al nuovo collegio Agcom non solo una eredità positiva, ma anche un riconoscimento internazionale indiscusso per il lavoro svolto. Anche in materia di regolamentazione dei contenuti, molte cose sono state fatte in questi 7 anni. In questa sede privilegerò alcuni temi che condividono 2 tratti comuni: l'appartenere al nuovo contesto digitale e l'essere privi di un puntuale riferimento legislativo idoneo a orientare il nostro operato. Si tratta di temi che investono in larga misura la rete Internet e i suoi protagonisti globali, terreni dove persistono ampi vuoti normativi e conseguenti problemi di adeguamento degli ordinamenti per via interpretativa e giurisprudenziale. Purtuttavia qualcosa siamo riusciti a fare in quest'ultimo anno. Penso a Facebook e Google, che sono oggi tra i soggetti censiti presso il registro degli operatori di comunicazione, concorrendo alla determinazione dei ricavi del sistema integrato delle comunicazioni. Entrambi forniscono dati economici annuali che ci consentono di operare al meglio delle nostre possibilità. Penso anche a quelle società del gruppo Amazon che, come innanzi ricordato, sono soggette al nostro intervento regolamentare di vigilanza alla stregua di operatori postali. Sono tutti segni che il nuovo, come è giusto, si fa avanti, ma che la regolamentazione, come altrettanto giusto, non arretra nell'interesse del pluralismo dell'informazione, della concorrenzialità dei mercati attraverso il contrasto alle posizioni dominanti e della tutela dei diritti dei consumatori. Sulla tutela del diritto d'autore, l'intervento regolamentare del 2013 ha costituito una delle sfide più difficili per l'autorità, ma anche nel tempo uno di quegli indiscutibili casi di successo capaci di diventare best practice e punto di riferimento in Europa. Abbiamo ideato un modello innovativo di regolamentazione che privilegia il contrasto alle violazioni del diritto d'autore sistematiche e massive, senza mai toccare l'utente finale e sempre agendo su denuncia di terzi. Ciò si è tradotto in una piena salvaguardia del principio di libertà della rete, evitando monitoraggi preventivi sul traffico da parte dei service provider. Al tempo stesso abbiamo accompagnato l'azione di contrasto con una sistematica opera di sensibilizzazione e promozione delle condotte legali. Si tratta di un mix che ha funzionato e che ha permesso all'Italia di acquisire credibilità internazionale sul fronte della tutela della proprietà intellettuale. Quanto alla tutela del pluralismo e dell'accesso ai mezzi di informazione, nel novembre del 2017, all'esito di una lunga stagione di studi e indagini conoscitive, abbiamo avviato il tavolo per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali. Queste, infatti, sono divenute negli ultimi anni un formidabile mezzo di informazione, più pervasivo della stampa e in grado ormai di competere con la televisione quale primo strumento di informazione dei cittadini.
Naturalmente abbiamo registrato diffidenze diffuse, frutto di una consolidata autoreferenzialità, ma anche nel tempo di aperture significative e talvolta un reale interesse a condividere percorsi iniziative. Senza enfasi e consapevoli della difficoltà del compito, vorrei ricordare che il tavolo tecnico e quel tanto di dialogo ivi innescato con i grandi aggregatori digitali costituisce oggi un unicum nel panorama internazionale. E peraltro l'aver concepito un luogo di incontro tra nuove piattaforme digitali ed editoria classica mette a confronto i nuovi protagonisti dell'informazione globale non più solo con i numeri della crisi strutturale che investe da anni la filiera dell'editoria tradizionale, ma anche con la qualità e il valore di un modello informativo insuperato, la cui esperienza è imprescindibile per le future sorti dell'informazione nel contesto digitale. A riguardo è essenziale il ruolo del legislatore per salvaguardare il bene pubblico informazione e promuovere la cultura. L'occasione degli Stati Generali dell'editoria dovrebbe essere colta per muoversi in questa direzione. Un altro fronte su cui si è concentrata l'attenzione dell'autorità è quello della media education. Prima di ricordare cosa abbiamo fatto negli anni su questo tema, mi sia consentita una breve digressione. In base ai dati del rapporto DESI 2019 che ho citato prima, il nostro Paese si posiziona al di sotto della media europea sia per quanto riguarda il livello di competenze digitali, sia per quanto concerne i laureati in possesso di una laurea in tecnologie informatiche. Mi pare auspicabile quindi un intervento da parte del Governo finalizzato a informare e guidare i giovani che si apprestano a compiere scelte universitarie per le quali non può trascurarsi la domanda di nuove figure professionali. Per parte nostra abbiamo moltiplicato iniziative di sensibilizzazione e di accrescimento della consapevolezza e della cultura digitale, in particolare nel mondo della scuola. Sul delicato fronte dei linguaggi dell'odio e della discriminazione, abbiamo adottato misure che hanno trovato in quest'ultimo anno un compendio e più efficace cogenza nel regolamento in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto al hate speech, che costituisce un momento alto e nobile della nostra azione regolatrice su temi d'attualità su cui si giocano le sorti dei valori fondamentali delle nostre democrazie. Naturalmente abbiamo operato su molti altri fronti. In tema di servizio pubblico radiotelevisivo, con le nostre linee guida abbiamo fornito un contributo al nuovo contratto di servizio quinquennale, che dovrà guidare il definitivo passaggio dell'offerta di servizio pubblico al contesto multipiattaforma e multimediale. È importante che il servizio pubblico possa operare nell'interesse dei cittadini secondo criteri di efficienza e di efficacia. L'autorità ha evidenziato più volte l'importanza dei servizi destinati ad obiettivi di interesse generale. Da ultimo, ribadendo attraverso la segnalazione inviata al Governo nel mese di aprile, l'importanza di salvaguardare il ruolo finora svolto da Radio Radicale nel garantire un servizio radiofonico e multimediale destinato all'informazione istituzionale, pluralista e ulteriore rispetto a quello svolto da RAI. In tema di tutela del prodotto audiovisivo europeo, abbiamo concorso a introdurre positivi strumenti di flessibilità nel sistema degli obblighi e degli adempimenti. Abbiamo affinato la nostra azione di monitoraggio e vigilanza secondo un approccio ragionevole e trasparente di bilanciamento dei diversi interessi in gioco. In materia di pluralismo e di accesso ai mezzi di informazione abbiamo assicurato il rispetto dei principi dell'ordinamento e delle disposizioni della legge sulla par condicio, sia in periodo elettorale che al di fuori di esso. Abbiamo privilegiato l'azione di orientamento e moral suasion
rispetto a quella tipicamente sanzionatoria, nella consapevolezza del prevalente interesse pubblico al sollecito ripristino degli equilibri informativi. Resto convinto, come più volte ribadito nel corso di questi anni e finora senza alcun effetto, che occorra porre mano a un organico progetto di riforma della legislazione di settore. Il contributo più importante che l'autorità può dare all'obiettivo del consolidamento di un'identità europea e al tempo stesso alla valorizzazione dei diritti dei cittadini e dei consumatori, due processi intimamente legati tra di loro, in cui il secondo è condizione per la tenuta del primo, è quello di far crescere una vera, effettiva e solida cittadinanza digitale. E questo a ben vedere il filo rosso che lega tra loro i numerosi interventi dell'autorità, settorialmente intesi a migliorare prestazioni, diritti, consapevolezza, conoscenza nei diversi ambiti del nostro intervento, ma da leggere tutti insieme entro questa strategia unitaria. Ognuno dei nostri interventi in materia di tutela del consumatore è stato orientato al progressivo affinamento ed adeguamento degli strumenti di garanzia alla nuova realtà dei mercati interessati alla rivoluzione digitale. Nel settore della comunicazione elettronica, le principali direttrici dell'intervento in questi 7 anni hanno riguardato una crescente spinta alla trasparenza tariffaria, da ultimo con la vicenda della cosiddetta fatturazione a 28 giorni. Maggiori garanzie contrattuali per il consumatore, contrasto alle pratiche di attivazione inconsapevoli di servizi premium confluita in un codice di autoregolamentazione appena varato, una forte attenzione al corretto assolvimento degli obblighi in materia di roaming internazionale e della regolamentazione in materia di net neutrality, l'affermazione del principio di libertà di scelta dei terminali per l'accesso ad internet, il sistematico adeguamento e ampliamento di misure a beneficio di categorie svantaggiate nella popolazione. Alcuni strumenti che abbiamo messo in campo in questi anni identificano in modo semplice cosa intendiamo per cittadinanza digitale quando parliamo di servizi al consumatore. Mi riferisco ai progetti Misura Internet, Concilia Web e Broadband Map. Grazie a Misura Internet è possibile rilevare la qualità degli accessi ad Internet da postazione fissa. Con Misura Internet mobile il progetto è stato esteso alle prestazioni delle reti in mobilità. Broadband Map è un software formato in open data che permette di sapere con un livello di dettaglio che arriva al numero civico se un qualsiasi punto del paese è coperto dall'infrastruttura di accesso ad internet. Concilia Web rappresenta il punto di arrivo di un'attività storica di Agcom in tema di risoluzione delle controversie tra operatori e utenti. La piattaforma, con il determinante coinvolgimento dei Corecom, è entrata in esercizio il 23 luglio del 2018. Nei primi 10 mesi di esercizio ha registrato numeri impressionanti, 110.000 utenti, 150 operatori censiti e circa 114.000 istanze pervenute. In altri ambiti di competenza abbiamo lavorato secondo lo stesso approccio, ossia di costruzione tra i consumatori di una più matura consapevolezza del loro status di cittadini digitali. Penso al nostro coinvolgimento nella regolamentazione del divieto di pubblicità sui mezzi di comunicazione dei giochi con vincita in denaro, al nostro contributo alla disciplina di contrasto alle pratiche scorrette di secondary ticketing, su cui abbiamo recentemente avviato i primi processi sanzionatori. C'è un ultimo fronte, certamente il più complesso, in cui viene in rilievo il tema della cittadinanza digitale. Tutti gli studi su Big Data e sugli sviluppi
del machine learning e dell'intelligenza artificiale mettono in luce il problema del deficit di conoscenza tra le persone dei meccanismi della data economy. Far crescere questa consapevolezza, alfabetizzare, lavorare affinché ciascun individuo maturi la piena cognizione della propria identità digitale, ormai indissolubile dai tratti personali più abituali, è la sfida che ci attende e che può essere raccolta con successo solo grazie a un serio lavoro comune di Parlamento, autorità e istituzioni scolastiche. Come accompagnare dal punto di vista istituzionale l'evoluzione di Big Data? Quali garanzie e quali controlli tale evoluzione richiederà? Come assicurare che il governo dei dati non si risolva a danno dei cittadini e della libera formazione dei loro orientamenti e delle loro attitudini? Come verificare che gli algoritmi non siano in grado di generare effetti distorsivi? Come assicurare in questo ambito la tutela dei principi costituzionali quali la dignità della persona, la non discriminazione, la tutela della privacy? E se gli algoritmi non rispecchiano i valori di una società, chi ne è responsabile? Abbiamo tentato di rispondere ad alcune di queste domande nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui Big Data, svolta congiuntamente all'autorità antitrust e al garante della privacy. L'analisi svolta ci ha consentito di mettere a punto alcune linee guida per un intervento coordinato e di fornire alcune raccomandazioni di policy condivise. In generale siamo convinti dell'insufficienza dell'intervento ex post al fine di affrontare adeguatamente le sfide generate dallo sviluppo nell'economia digitale e dai big data, che si debbano sfruttare appieno le sinergie tra strumentazione ex post ed ex ante per assicurare piena tutela degli interessi coinvolti. Con specifico riferimento all'intervento regolatorio, inoltre, riteniamo che gli strumenti di autoregolazione sperimentati debbano essere accompagnati dall'attribuzione all'autorità di specifici poteri di audit e di inspection sulla profilazione algoritmica. Aggiungerei che dal nostro punto di vista acquista sempre più importanza il tema della raccolta pubblicitaria da parte delle piattaforme digitali, i cui ricavi crescono a doppia cifra da molti anni, avviandosi a valicare in termini di valore la soglia dei 3 miliardi di euro. Attorno a questa crescita di valore c'è ancora una volta un mutamento di parametro che riguarda le particolari politiche commerciali adottate dalle piattaforme digitali e i rischi del determinarsi di posizioni dominanti sul mercato pubblicitario, anche avuto riguardo alle modalità di raccolta, alle asimmetrie con gli altri protagonisti del mercato, a tutti i possibili nuovi usi dei dati di audience e diffusione, nonché all'utilizzo dei big data da parte di questi soggetti. Alla luce di tali dinamiche ed evidenze, ritengo maturati i presupposti per l'avvio di un'analisi del mercato della pubblicità online. Nei prossimi 2 anni l'autorità sarà chiamata a fornire il proprio contributo al delicato processo di trasposizione della legislazione europea. A riguardo, confidiamo che il Parlamento e il Governo sapranno agire con saggezza e lungimiranza, non solo nella direzione del recepimento, ma anche con una visione prospettica dell'acquis settoriale, cogliendo altresì l'occasione per affrontare con eguale saggezza e lungimiranza il tema del potenziamento dell'autorità, sia con riferimento alle prerogative irrinunciabili di indipendenza e autonomia del suo operare, sia quanto alla disponibilità delle risorse umane e finanziarie necessarie per restare a livello delle sfide regolamentari dei prossimi anni. La strategia per un vero mercato unico digitale richiede un concorso di intelligenze e sinergie istituzionali, come ho prima ricordato.
nell'immediato futuro, la sfida della cyber security sarà oltremodo impegnativa e con essa quella della e-privacy. La sua natura di autorità convergente mette AGCOM in una condizione di felice privilegio nell'operare su questi temi. Ha le capacità e le competenze per far bene. 6 anni fa, in occasione della prima relazione al Parlamento di questa consiliatura, manifestavo la consapevolezza che, come già accaduto in passato, l'autorità sarebbe stata sicuramente oggetto di critiche e promettevo che le avremmo accettate con serenità. Credo di poter dire che la promessa è stata mantenuta. Sono altresì consapevole che, oltre alle molte cose fatte, di cui ho cercato di tracciare un sintetico quadro, ce ne sono altre che non sono state portate a compimento. Allo stesso tempo sono sicuro che qualcuna di quelle concluse poteva essere fatta meglio. Non è mai mancato in questi anni chi ce lo abbia ricordato, spesso con spirito collaborativo e talora con qualche eccesso di zelo degno di miglior causa. Degli errori e delle promesse mancate porto io per primo la responsabilità. Tuttavia, giunto oramai al limite del mio mandato, di una cosa sono certo. Mi sono sempre impegnato perché tutte le attività dell'autorità fossero condotte in assoluta indipendenza e le sue decisioni adottate con imparzialità e rigore. Commettere errori è umano, deflettere dal nostro statuto di indipendenza sarebbe stato imperdonabile oltre che illegittimo. E di un'altra cosa, con Italo Calvino, sono certo. Contano quei due principi lì: non farsi mai troppe illusioni e non smettere di credere che ogni cosa che fai potrà servire. Auguro sinceramente a chi verrà al nostro posto di fare meglio nell'interesse del nostro Paese e del bene pubblico. Come sempre, e più di sempre a chiusura di un'intera consigliatura, alcuni doverosi e non rituali ringraziamenti alle persone e agli istituti che, cooperando con noi, hanno reso la nostra azione più efficace. Ai nostri organi di supporto, il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza e al Servizio di Polizia Postale delle Comunicazioni, agli organi funzionalmente connessi, il Consiglio Nazionale degli Utenti e i Comitati Regionali per le Comunicazioni, agli organi interni di garanzia, il Comitato Etico, la Commissione di Garanzia, la Commissione di Controllo Interno. Un ringraziamento anche a tutte le donne e agli uomini di AGCOM che in questi anni hanno lavorato nell'interesse comune. Non posso citarli tutti, anche se vorrei, ma mi sia concesso di citare qualche esempio. Con una scelta del tutto personale, il mio staff, che ha lavorato sempre al massimo delle loro capacità, e sono tanti. Il mio capo di gabinetto, Annalisa D'Orazio, senza la quale non sarei ancora qui quest'oggi, e la signora Ornella Pecorino, che è la portiera del nostro stabile, che con un sorriso carico di calore mi ha augurato buona giornata per questi 7 anni, rendendomi capace di arrivare ogni volta alla fine della stessa. Grazie.